di finire il servizio, cioè il servizio alle ore 22. Al momento ciò non si è verificato. E siccome a Marconi, io parlo di Marconi, in Piazza Rix, dalle 8 in poi, quando i vigili terminano il loro servizio, la piazza è in balia delle onde di chiudere. Mentre con la presenza anche di un ausiliario e di un vigile, sarebbe il caso di istituire questo servizio, perché anche l'assunzione di questi ausiliari dovrebbe servire anche a fare questo servizio. Poi non mi voglio prolungare perché non è all'ordine del giorno, però ci sarebbero tante cose da dire che mi propongo di dirle magari dopo oppure quando ci sarà il prossimo consiglio. Grazie. Grazie consigliere Plati, voleva fare una breve replica il sindaco, prego. A proposito dell'orario dei vigili, volevo precisare una cosa. Noi effettivamente ci stiamo impegnando per prolungare il loro orario di servizio oltre le 20. Solo che il loro rapporto di lavoro non prevede il terzo turno. Per istituirlo occorrono una serie di passaggi anche sindacali, nei quali devo dire, perché voglio essere onesta, non ci sto a prendermi sempre tutte le colpe delle cose che non vanno bene, i quali ci hanno proprio fatto ostruzionismo in questo. Quindi siamo bloccati anche per questo motivo. Abbiamo cercato altre soluzioni, però pare che sia invalicabile questo limite di consultare i sindacati, i quali, mi dispiace dirlo, purtroppo, anziché tutelare i lavoratori, molto spesso sono di ostacolo al lavoro dell'amministrazione. Quindi attualmente il nostro ostacolo in questo caso è stata proprio l'esigenza, insomma, di dover confrontarci con i sindacati, quindi tutto questo comporta una serie di dilungaggini anche nell'attività che abbiamo dovuto mettere in campo. Quindi questo sì, naturalmente, poiché ci avviciniamo al mese di agosto che prevede numerose manifestazioni, i vigili saranno presenti fuori orario anche in numerose situazioni. Abbiamo anche chiesto un ausilio delle forze dell'ordine per un presidio del territorio un po' più capillare, quindi cercheremo anche con loro di fare qualcosa. Grazie sindaco, se non vi sono altri interventi io procederei con la votazione, quindi votiamo. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Votiamo per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Procediamo con il punto numero 4, relativo all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018. L'assessore Lettini è pregato di relazionare, grazie. Dunque, io cercherò di non dilungarmi molto, anche perché non credo sia opportuno entrare nel merito poi specifico dei numeri. Mi preme comunque sottolineare alcune peculiarità riguardo appunto l'assestamento di bilancio, che voi sapete benissimo è un obbligo che tutte le amministrazioni devono osservare, in quanto il decreto legislativo 167 del 2000 prevede che appunto entro il 31 luglio di ciascun anno le amministrazioni, mediante una variazione di assestamento generale, dovrebbe far deliberare dall'organo consiliare al fine di verificare che tutte le voci di bilancio, sia in entrata che in uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, abbiano assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio. Non a caso si parla sempre di equilibrio di bilancio. Come viene a compiersi questa procedura? La procedura parte da una richiesta che viene fatta dal dirigente dei servizi finanziari, il quale deve appunto assicurare che tutte le poste in entrata e in uscita, sia dal punto di vista di competenza che dal punto di vista dei residui, siano in ordine. E quindi che cosa fa? Innanzitutto comincia a segnalare che tutte le situazioni che possono pregiudicare, cioè invita i vari settori, i vari uffici interessati a segnalare se esistono delle situazioni che possono portare a pregiudizio l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la parte corrente che per quanto riguarda la parte in conto residui. Inoltre, a questa richiesta invita tutti i dirigenti dei settori a portare a conoscenza se eventualmente a quella data esistono dei debiti fuori bilancio, quindi a segnalare appunto la eventuale presenza di questi debiti. Ancora,
si assicura che tutte le voci in entrata e in uscita del bilancio, sulla base anche della gestione, quindi compatibilmente con la gestione dei vari settori, abbia avuto un corso regolare, quindi senza alcun pregiudizio di sorta. Ed infine poi va anche a verificare che anche l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni. A questo punto gli uffici hanno provveduto a rispondere alle richieste del dirigente degli uffici finanziari e si sono rilevate alcune criticità. Innanzitutto, in relazione alle comunicazioni effettuate dai responsabili del settore risultano dei debiti fuori bilancio da riconoscere da parte del Consiglio Comunale. Questi debiti fuori bilancio quali sono in particolare? Abbiamo una sentenza del Tribunale di Matera, la 620 del 2018, ed è una sentenza che riguarda il famoso contenzioso, l'annoso contenzioso tra il Comune di Bisticci e la SPA, la ditta Pacchiosi Drill, ed era un contenzioso che riguarda appunto i lavori di realizzazione della galleria all'ingresso del Comune di Bisticci. Questa sentenza di primo grado ha condannato l'amministrazione comunale al pagamento di una somma a favore della società, di una somma pari a 1.175.000 circa, oltre agli interessi legali, anno per anno di valutato dal 1 marzo 99 sino alla decisione presa dal Tribunale, ripeto, di primo grado. Il riferimento ai debiti fuori bilancio quindi in questione è chiaramente l'ufficio finanziario. Intanto vi faccio una premessa, cioè che abbiamo dato già mandato all'ufficio legale di procedere ad un appello, ad una richiesta di appello a questa sentenza, per cui diciamo che la procedura è ancora in essere, quindi non è assolutamente definitiva. Però ciò nonostante il dirigente dell'ufficio finanziario ha ritenuto opportuno mettere in sicurezza e quindi prendere atto di questo debito fuori bilancio, anche se formalmente, e quindi questo sta a significare che non è detto che dovrebbe essere già operativa, perché da qui a quando poi si dovrà pronunciare credo che passeranno almeno 90 giorni, quindi diciamo che c'è tempo affinché poi si possa procedere all'eventuale copertura finanziaria. Però ciò nonostante gli uffici finanziari hanno predisposto appunto l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento e quindi per la copertura appunto di questo debito fuori bilancio. E quindi si è arrivati alla conclusione che questo debito in particolare dovrà essere coperto con i proventi derivanti dall'alienazione da parte del patrimonio immobiliare, che come voi già ricordate è un provvedimento che noi avevamo previsto nel piano di alienazioni quando abbiamo fatto il bilancio 2017 e 2018. E questo perché? Perché si tratta di debiti connessi alla realizzazione di un'opera pubblica. Bene. Con sentenza, vi ricordavo prima che con sentenza e con deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio scorso si è disposto anche per la proposizione dei ricorsi in appello contro la predetta sentenza di primo grado. È doveroso anche mettere in evidenza che il segretario generale, che è attuale dirigente pro tempore del settore primario, del settore patrimonio, ha comunicato che gli avvisi d'asta per quanto riguarda le alienazioni dei beni immobili, che erano già stati previsti nel 2017, saranno pubblicati entro e non oltre il 10 agosto, in maniera tale che tutte quante le sedute d'asta si terranno entro il 10 settembre, in modo tale che il ricavato da queste alienazioni, ripeto, sarà utilizzato per dare copertura ai debiti fuori bilancio, in particolare a questo della ditta Pacchiosi. E accertato che per effetto della sentenza 620 si viene a determinare una situazione atta a pregiudicare gli equilibri di parte del bilancio di parte capitale e che si ritiene di provvedere in merito attraverso l'alienazione dei beni patrimoniali, cioè in altre parole si è preso atto che l'esistenza di questo debito fuori bilancio, che comunque dovrà essere riconosciuto, mette in pregiudizio gli equilibri del bilancio, che però noi andiamo a sanare, ripeto, con la copertura finanziaria che vi ho poco fa accennato. Ritornando alla gestione vera e propria
propria e di competenza sia di competenza che residui, sia della parte corrente quindi si assicura che gli equilibri di bilancio sono stati verificati e tutto questo lo si evince anche dalla relazione attenta e scrupolosa che l'organo di revisione ha effettuato in merito a questo obiettivo fondamentale. Che cosa emerge da questa analisi? Emerge innanzitutto che la situazione qui della gestione di cassa del bilancio comunale si trova in equilibrio. E come si trova in equilibrio? In base a quali criteri? In base a quali particolarità? Innanzitutto il fondo di cassa ammonta a meno 85.000, quindi immaginate una somma abbastanza irrisoria, abbastanza residua. Il fondo cassa finale presunta ammonta a positivo a più 42.499. Inoltre poi l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ammonta a 1.508.000 circa e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è pari a 85.476. Immaginate, metto in evidenza che è una somma abbastanza esigua a fronte di un limite massimo di 5.585.000. Quindi ripeto, l'utilizzo dell'anticipazione al 16 luglio è pari appena a 85.000 contro un limite massimo di 5.585. Ancora, tutti gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio si è nelle condizioni di far sì che questi incassi faranno fronte in maniera egregia, in maniera abbondante, a tutti i pagamenti delle obbligazioni che nel frattempo sono sorte e sono state contratte dall'amministrazione. Il fondo di riserva di cassa di 85.000 non è stato nel modo più assoluto toccato, per cui risulta stanziato e disponibile di pari importi. E c'è da precisare ancora che allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio nei residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi il fondo è rimasto intatto così come noi l'abbiamo andato a prevedere nel bilancio stesso. In ultima analisi, quindi, l'ammontare di tutte le variazioni sono di circa 339.000, quindi che hanno interessato sia la fase dell'entrata sia la fase della spesa, si sono movimentati in una maniera abbastanza tranquilla, tale appunto da assicurare il perfetto equilibrio del bilancio e quindi soprattutto hanno fatto sì che queste variazioni, questo assestamento, sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica e quindi anche per quanto riguarda il pareggio di bilancio. Quello che con questo punto all'ordine del giorno la Giunta e quindi l'amministrazione chiede al Consiglio è quello di prendere atto dell'esistenza del debito fuori bilancio di cui vi ho accennato prima e a questo debito di 1.175.000 che riguarda il contenzioso comune e ditta Pacchiosi ci sono poi circa 119.000 euro di debiti fuori bilancio che scaturiscono da sentenze esecutive e queste sentenze riguardano tutta una serie di delibere che hanno a che fare con l'acquisto di beni e servizi che la pubblica amministrazione ha effettuato nei confronti di terzi. Quindi abbiamo sentenze esecutive per 113.000 euro, di solito risarcimento danni, e poi circa 6.506 euro per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi. In altre parole, in questi equilibri noi non facciamo altro che prendere atto di queste due situazioni, da una parte il debito fuori bilancio della società Pacchiosi, dall'altra invece questi debiti fuori bilancio che andremo noi a riconoscere ora al punto successivo per un totale di 119.764. È chiaro che con questo equilibrio che cosa si fa altro che si demanda poi si chiede poi al Consiglio di adottare un atto separato provvedimento in virtù della quale andiamo a riconoscere questi debiti pari a 119.000 e di rinviare poi ad una seduta consiliare successiva il riconoscimento invece dell'altro debito, quello di cui alla sentenza del Tribunale numero 620 riguardante appunto il contenzioso Pacchiosi.
vi assicuro che il bilancio di previsione con questo assestamento, ripeto, è coerente con i vincoli di finanza pubblica e quindi ha assicurato l'esistenza del principio del requisito del pareggio di bilancio e che comunque, è importante anche sottolinearlo, il fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento di gestione. Come dicevo prima, non entro nei particolari numerici, perché qui poi alla pratica sono allegate tutte le variazioni che sono intervenute sia nella fase delle entrate sia nella fase della spesa e ci sono tutti i parametri, c'è un prospetto abbastanza circostanziato che riguarda appunto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'organo di revisione prende atto, così come il dirigente ha esposto nella sua relazione, ha preso cognizione, contezza di tutti quanti i dati in essere, ha preso visione anche dei debiti fuori bilancio, sia di quello grosso sia di quegli altri di 119.000 euro, e conviene anche nel fatto che quindi condivide pienamente la decisione di questa amministrazione delle modalità con cui questi debiti poi andranno ad essere coperti. Non credo che ci sia altro da aggiungere se non quello di quindi prende atto che il finanziamento di questi debiti deve essere fatto con la procedura dell'alienazione dei beni immobili e in subordine poi eventualmente, qualora questi non dovessero bastare, con il ricorso a un mutuo, ad operazioni di mutuo. Il Collegio quindi prende atto che con un provvedimento separato da adottarsi nella stessa seduta prevista dalla discussione dell'assestamento verranno riconosciuti i debiti fuori bilancio per 119.000 euro e di rinviare poi alla seduta successiva quella che riguarda il riconoscimento della sentenza di Pacchiosi S.P.A. E il Collegio termina con rimarcare il fatto che le variazioni proposte sono attendibili sulla base della esigibilità delle entrate previste, sono congrue per quanto riguarda le spese da impegnare dalla loro esigibilità e soprattutto sono coerenti con il DUP e con gli obiettivi di finanza pubblica. Chiaramente poi termina con dare il parere, concludendo con esprimere un parere favorevole a questa manovra di assestamento di bilancio. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Albano. Volevo un attimo...